23 febbraio, la Chiesa ricorda il beato Stefan Frelichowski. Si può dire che il suo ministero sacerdotale fu svolto soprattutto nei campi di concentramento tedeschi. Infatti, solo poco più di 3 anni dal suo novello sacerdozio fu svolto fra i fedeli polacchi. Gli altri 6 anni trascorsero tutti come prigioniero, fino alla morte avvenuta a 32 anni. Vincent Stefan Frelichowski nacque il 22 gennaio 1913 a Cielza, piccolo centro del nord della Polonia. Dopo la scuola dell'obbligo, frequentò il ginnasio statale di indirizzo umanistico, ottenendo il diploma di maturità nel 1931. Da ragazzo e da giovane partecipava alle attività degli scout e del sodalizio mariano. Inoltre serviva la messa come chierichetto. A 18 anni entrò nel seminario maggiore della diocesi di Chelmo, con sede a Pelplin, per prepararsi con impegno intellettuale e spirituale alla missione sacerdotale. Venne ordinato sacerdote il 4 marzo 1937, divenendo quasi subito segretario del vescovo il 1 luglio 1938. Fu inviato come vicario nella parrocchia dell'Ascensione a Torun, dove si dedicò con zelo all'attività pastorale, conducendo una vita consacrata con semplicità. Celebrava la Santa Messa con un fervore che meravigliava. E nel pieno del suo apostolato in parrocchia lo colse lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale con l'invasione della Polonia del 1 settembre 1939 da parte delle truppe naziste. Una decina di giorni dopo, l'11 settembre, venne arrestato insieme ad altri sacerdoti e chiuso nel carcere della città. Rilasciato per pochi giorni, venne nuovamente imprigionato il 18 ottobre 1939 e da allora perse definitivamente e senza un perché la sua libertà. Fu rinchiuso in un primo tempo in un vecchio bastione vicino Torun chiamato Fort Settimo, dove si adoperò per sollevare il morale dei suoi compagni di prigionia, sostenendo la loro fede. Dopo una breve permanenza nel campo di Nowy Port, venne trasferito il 10 gennaio 1940 in quello di Stutthof, sempre nei dintorni di Danzica, dove fu adibito ai lavori negli scavi. Anche qui riuscì clandestinamente a procurarsi qualche ostia e un po' di vino e, sfidando rappresaglie in condizioni umili, riuscì a celebrare la messa di quel giovedì santo del 1940. Riuscì ad organizzare nel campo momenti di comune preghiera sia al mattino che alla sera in onore della Madonna degli Afflitti. Il 9 aprile del 1940 ebbe ancora un trasferimento con altri compagni prigionieri al campo di Sachsenhausen, vicino Berlino. Vennero sistemati inizialmente in quarantena nel blocco 20, dove comandava il criminale di guerra Hugon Krey, noto per le sue crudeltà. Vincent Frelichowski, con l'ardore del suo giovane sacerdozio, continuò in maniera discreta il servizio apostolico verso i malati, gli anziani e i giovani, trovando per tutti parole di consolazione e speranza. Cercava di sostituirsi ai più deboli, sopportando con dignità le umiliazioni e persecuzioni che il sanguinario capoblocco gli imponeva. Il 13 dicembre 1940, con altri sacerdoti, fu di nuovo trasferito, questa volta a Dachau, dove continuò, per quel poco che poteva, ad esercitare il suo sacerdozio. Rifiutò di rinnegare la nazionalità polacca e di firmare la cosiddetta Deutsche Volksliste, che avrebbe comportato migliori condizioni di vita. Il rifiuto provocò una crudele rappresaglia. Venne ricoverato nell'ospedale del campo e anche qui svolse l'assistenza spirituale verso gli altri ammalati e i molti moribondi. Vi fu nel 1943-44 un periodo di miglioria nel campo. I prigionieri potevano ricevere pacchi viveri dai familiari
e il giovane sacerdote, tramite la sua famiglia, poté ricevere ostie e vino con cui celebrava la messa in vari blocchi. Inoltre organizzò una ripartizione dei viveri con quelli che non ricevevano nulla. Nel 1944, per le condizioni disastrose del campo di Dachau, scoppiò un'epidemia di tifo petecchiale. I blocchi infatti furono separati con filo spinato e gli ammalati lasciati in condizioni disumane. Padre Vincenti riuscì a comunicare con loro per portare qualche pezzo di pane e il conforto della fede ai moribondi, nonostante i richiami dei compagni a proteggersi, a non rischiare il contagio che comunque contrasse per la sua generosità. Al tifo petecchiale si aggiunse una polmonite che lo stroncarono a soli 32 anni il 23 febbraio 1945, poche settimane prima della liberazione, fra il compianto di tutti gli internati. Il suo corpo non si sa se fu bruciato nel forno crematorio o sepolto in una fossa comune. Chiudeva così la sua giovane ma intensa vita terrena, per aprirla alla gloria riservata ai martiri. Papa Giovanni Paolo II l'ha beatificato il 7 giugno 1999 a Torun, sua diocesi, durante il suo settimo viaggio apostolico in Polonia.